Gli amici montanari, buongiorno, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi una nuova avventura dopo il fermo della settimana scorsa a causa della pioggia. Oggi ci scateneremo. 13 km, 1000 metri di dislivello, il top. L'avventura di oggi ci porterà su Monte Coppola di Paola, 1919 metri sul livello del mare, passando per la Grotta dell'Orso, Timpa dell'Orso e qualche altro posto che vedremo camminando. E dopo 800 metri c'è la pausa libera giubbotto, c'è qualcuno che ha caldo, c'è Angelo lì che è completamente sudato, distrutto. Come devo fare con quel ragazzo io? Non lo so. Amici montanari! Sì! Ci siete? Sì, ci siamo! Ma è me! Che mancano ancora 12 km all'appello! Allora, ti è piaciuto questo pezzettino? Sì, mi è piaciuto, ce ne sono facile. Altri? Eh? Ce ne sono altri? Sì, okay, ci so. Fin sopra è tutto così. Va bene. E a scendere è tutto così. Ok. Perfetto. Problemi non ce ne sono. Perfetto? Certo. Ci siamo tutti? Amatore! Amici montanari! Stiamo percorrendo il sentiero 908. Veramente poco battuto, vero Angelo? Yes. Comunque, è fantastico. È un veramente bello nel bosco. Comunque ogni tanto qualche segnetto rosso lo troviamo. Qualche bolo bianco rosso lo troviamo. Sì, ce n'è uno lì. Ce n'è uno lì. Tramite questo sentiero la prima meta è quella di Cozzo Ferriero, 1790 metri. Adesso appoggiamo la telecamera perché diventa impegnativa. No, questo è un sentiero. Amore. Allora, anche oggi c'è l'intervista. Ogni escursione noi intervistiamo i nuovi per capire come si trovano con noi. Vito, è la prima escursione che fai con gli amici montanari? Sì, sì, va benissimo. Giuseppe, fantastico, i percorsi ok. Per il gruppo come ti sembra? Il gruppo bene, per il momento bene, quindi non mi posso lamentare. Ho la legna per tutti, c'è, il vino, c'è la tisana, c'è il tè, c'è il caffè, quindi c'è tutto. Abbiamo tutto. Quindi siamo ragazzi, quando c'è Vito vi conviene venire con noi perché si mangia e si beve esatto. Alla grande. Ciao a tutti. Ciao. Amici montanari, la prima vetta del giorno è stata raggiunta. 1790 metri, Cozzo Ferriero. Peccato che si sta alzando la nebbia e non si vede bene il paesaggio, ma è meraviglioso. Un 360 gradi su tutti i monti del Pollino. Ma certo. Metto il sasso. Certo. Aspetta. Gli amici montanari a Cozzo Ferriero, 1790 metri. Scende, uno facile. Allora Anna, vogliamo sì. spiegare agli amici che ci guardano il nostro progetto, quello delle 100 vette su Pollino. La prima oggi l'abbiamo già fatta. La prima l'abbiamo fatta, Cozzo Ferriero. Ragazzi, se l'ho fatta io che fino a due mesi fa andavo solo a mare. Teoricamente la seconda, perché abbiamo fatto anche Timpa dell'Orso. E il nostro progetto è copiato da un utente di internet, Nicola Zaccato, che lui le ha fatte tutte le 102 vette del Pollino, ci ha messo 2 anni e noi stiamo ricalcando quelle orme
Io personalmente sarò sui 15-16 monti raggiunti, loro un po' meno. Molto meno. Molto meno, però piano piano ci metteremo anni anche noi, ma pensiamo di farcela, giusto? Sì, sì, bisogna solo svegliarsi presto però. 102 vette, alcune basse, alcune alte, alcune vicine, alcune lontane, ma le faremo tutte. Tutte. Salvatore Montanaro, gruppo, signorina Fiona e qua in versione fotografia Anna Caranano. E questo è il paesaggio che abbiamo trovato salendo su un piccolo cucuzzolo. E niente, ci siamo addentrati fin dove potevamo, ma Pozzo dell'Anticristo è abbastanza difficoltoso raggiungerlo da questo sentiero. Adesso torniamo indietro e la prossima vetta cambia, diventerà Coppola di Paola, 1919 metri. Coppola di Paola si sta rivelando molto molto impegnativa, vero? Beh sì, quel tanto giusto. Con tutto ciò che abbiamo una traccia, praticamente continuiamo ad andare per bosco a zigzag. Stiamo seguendo il sentiero 908, ma praticamente del sentiero non c'è nulla, zero. Quindi se volete farla sappiate che dovete camminare nel bosco con l'intuito, bravissima. Bravo, con l'intuito, se avete l'intuito potete camminare, se no ci fermate dove siete. È tornato indietro. Bravo. Bene, adesso rientriamo in questo pezzo di bosco, andiamo a vedere dove ci porta. Sì, andiamo. Ok. All'avventura. Sentiero 908, molto 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 impegnativo. Tra l'altro oggi, ieri ha piovuto e oggi le foglie, il terreno è veramente viscido, scivoloso. L'ultimo tratto, gli ultimi 200 metri per arrivare in vetta a Coppola di Paola sono veramente faticosi. E in cima è dove c'è la vetta di Monte Coppola di Paola, la montagna a forma di seno. Una doppia montagna, una da 1909 e una da 1919. Ci sono gli amici montanari che stanno scalando. Ciao! C'è Salvatore Montanaro, poverino, è stanchissimo. Dopotutto c'ha 20 anni in più di me. Non so come è arrivato fino a qui. Complimenti, devo fare i complimenti. Se compro le porto a casa. Amici montanari! Coppola di Paola, la vetta da 1919, la più alta. Purtroppo il paesaggio è quello che è. È un vero peccato, perché qua sarebbe stato uno spettacolo. E invece niente. Adesso facciamo un riposino, uno spuntino. C'è Vito che sta preparando il caffè alla vecchia maniera. Ah, vero? Sì. Scegliere, perché ho un po' di... C'è Anna Caranante che ha il quarto panino. Però se uno. Uno qua e tre in giro. C'è la tisana, no, caffè.
Ebbene amici, questa è stata tosta, senza sentiero, tosta veramente, foglie umide, sentiero bagnato, macello. Il macello, forse è più facile andare su Sera Dolce Dorme. Quindi, adesso mangiamo qualcosa, dopodiché vedremo come tornare, se no veniteci a prendere. Guardate amici montanari come siamo attrezzati. E là! Salute! Amici montanari, qua si scivola. Siamo già in tre. E siamo finiti di sedere a terra. Quindi piano piano. Piano piano, se dovete fare questo sentiero di rientro, qui almeno qualche segnetto sta. Ci sono questi appesi che ci stanno indicando la via del ritorno. Segni biancorossi invece assolutamente niente. Un'avventura molto dura, sì, questa volta. Sì, gli altri ti sembreranno un gioco da ragazzi. Ah, ok. Oggi il percorso veramente è duro, vero? Sì. Ma duro, croccante direi, non duro. È fattibile. Praticamente dai. Abbiamo trovato forse 3-4 segni su 10 km. Sì. Amico montanaro, carissimo. Oggi il percorso. Il primo percorso che mi hai fatto fare, difficilissimo. Io ho fatto bel vino, il caffè, non le dici ste cose. Le caramelle. Vabbè. Abbiamo fatto il video. La tisana, lo zenzero del limone. Lui si è fatto anche un chilo di pasta da solo, senza offrire niente a nessuno. In quell'albero c'è una specie di. C'è un tronco morto che sono un lupo. Vedi che sto filmando tutto. Lo so. Ci sono cagato addosso. Ci siamo! Ci siamo. Gli amici montanari. Guarda, sono 2 chilometri all'asfalto. Una delle poche volte che non vediamo l'ora di arrivare sull'asfalto. Stranissima questa cosa, ma dopo già 3 scivoloni io, uno lei, uno Williams, 2 dietro. E abbiamo fatto, dai, diciamo, stiamo facendo la gara chi scivola di più. Abbiamo battezzato anche le mani. Conoscete la edita. Beh, siamo quasi arrivati. Siamo vivi, che dici? Siamo vivi, ce l'abbiamo fatta. Che dici? La vetta l'abbiamo conquistata. E quindi stiamo arrivando alle macchine. Stiamo arrivando alle macchine, ancora un paio di chilometri. Tutti in discesa, tutti su asfalto, tutti praticamente da pensionati, ecco. Questa bellissima avventura è giunta al termine. Ci siamo salutati con i membri del gruppo. Se vuoi partecipare a queste escursioni non devi far altro che iscriverti al nostro gruppo Facebook Amici Montanari Puglia dintorni. E niente, le nostre sono escursioni gratuite, un po' impegnative. Che dire, l'escursione di oggi, come detto, è stata impegnativa. Purtroppo il paesaggio è ancora tutto nuvoloso, non siamo riusciti a vedere niente, sarebbe stato uno spettacolo da sopra Monte Coppola di Paola vedere tutti i monti del Pollino, e invece niente. Comunque abbiamo portato a casa 3 vette minori, tra virgolette minori. Bene, adesso andiamo a Rifugio Fasanelli, mangeremo qualcosa, dopodiché si riparte per direzione Matera. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, alla prossima, ciao ciao!